Ciao a tutti, allora oggi vi mostro come realizzare questa pochette. Le misure sono 23 cm x 12, questo qui appunto è il modello che ho utilizzato, io ho fatto con un foglio, e 23 cm perché la mia zip misura 20 cm e volevo 1,5 cm dai bordi. Abbiamo la parte frontale e la fodera. Utilizzerò un piedino per zip per questo tutorial qui e inizio subito posizionando la zip sulla parte esterna, quindi su uno dei pezzi di stoffa che vanno all'esterno della pochette e appunto la vado a posizionare con gli spilli e andrò a cucire qui dove vi sto mostrando. Se ve lo siete persi, in descrizione vi lascio il link con il video su come cucire le zip. Poi vado a prendere l'altro pezzo, metto la stoffa dritto contro dritto, la zip guarda sempre verso di me e appunto metto gli spilli e vado a fare la cucitura dall'altra parte rispetto alla cerniera. Poi, considerato che ho scelto di realizzare la pochette con una fodera interna, vado a posizionare sempre la cerniera verso di me, quindi sempre guarda verso l'alto. Prendo una parte di stoffa della fodera e la posiziono dritto della fodera contro il rovescio della parte esterna, appunto, della pochette. Anche in questo caso vado ad appuntare gli spilli e farò una cucitura sempre vicino alla cerniera. E questo appunto è il risultato finale. Poi qui vi mostro che comunque la fodera dovrà diciamo stare a rovescio contro rovescio rispetto alla parte esterna poi della pochette. Adesso andiamo ad attaccare l'altra parte della fodera. Piego la stoffa, la cerniera sempre guarda verso di me, in questo caso la stoffa va dritto contro dritto, appunto le due parti della fodera. Quindi posiziono la stoffa sulla cerniera, anche in questo caso appunto gli spilli, e poi andrò a fare una cucitura dritta per attaccare insieme il lavoro. E abbiamo attaccato anche la fodera. Adesso per rifinire il lavoro andrò a fare due cuciture parallele alla cerniera per unire insieme appunto la fodera con la parte esterna. Adesso cosa faccio? Apro la cerniera e praticamente faccio combaciare al dritto contro dritto sia la parte esterna che la stoffa della fodera interna, in questo modo. Appunto gli spilli tutto intorno al lavoro e vedete ho abbassato questa parte qui verso la fodera. Quindi andrò a fare una cucitura per tutta la circonferenza, lasciando un paio di centimetri della fodera in maniera tale da poter poi girare il lavoro. Prima di andarlo a rigirare, però, sono andata a spuntare gli angoli in maniera tale da avere un lavoro più pulito e non creare, insomma, dei nodi una volta girata la pochette, no? Al dritto. Quindi vado a rigirare partendo dal foro che ho lasciato.
Poi per rifinire il lavoro andrò semplicemente a fare una cucitura dove è rimasta aperta la fodera. E questa è la pochette finita. Ovviamente potete farla della dimensione che volete voi, anche appunto con una zip più lunga viene un po' più grande, la potete fare più alta, insomma potete sbizzarrirvi. Io spero che il tutorial vi sia stato utile, giù in descrizione trovate come sempre i link per seguirmi sui social. Io vi ringrazio per aver seguito il video e vi mando un bacione. Ciao!